Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di A Porte Aperte, l'evento a cura di Cancelloni Food Service, azienda leader nella fornitura di servizi per la ristorazione, per gli alberghi, per tutto ciò che ruota intorno al mondo dell'Horeca. A Porte Aperte edizione 2024 ha preso il via ieri presso i padiglioni 8 e 9 di Umbria Fiere di Bastia Umbra e proseguirà per tutta la giornata di oggi fino a domani, mercoledì 21 febbraio. Il nostro telegiornale, questa prima edizione delle 10, apre la programmazione di oggi che viene trasmessa in diretta streaming dall'interno del padiglione 9 e siamo nello spazio A Porte Aperte On Air. Apriamo questa prima finestra informativa del giorno con il presidente Fabio Cancelloni, presidente di Cancelloni Food Service, con il quale tracciamo subito un bilancio di quello che è stata la prima giornata, una prima giornata veramente ricca a partire dal taglio del nastro in poi. Direi di sì, questa di stamattina è una vera e propria incursione perché non avevamo programmato nulla, ma ci tenevo a raccontare a chi ci sta seguendo in diretta quelle che sono state le emozioni di ieri, perché c'è stato un altissimo numero di presenze e ne parlavo sia con i visitatori che con gli espositori, hanno percepito, soprattutto gli espositori, un rapporto diverso che il visitatore della fiera nostra ha rispetto alle classiche fiere. Innanzitutto sono tutti specialisti, quindi tutti hanno partita IVA di ristorazione o di ospitalità. Ma mi raccontavano gli espositori che mentre nelle altre fiere gli devi correre dietro, si usa dire, per magari dargli un Debian, presentargli l'azienda, qui gli ospiti, i visitatori, sono tutti estremamente interessati agli argomenti che i vari stand trattano. E questo è molto bello, è a significare che è stata percepita la passione con la quale tutta la nostra organizzazione ha messo per realizzare un evento veramente a misura di questi professionisti. Questo è molto bello perché ci dà lo slancio, se mai ce ne fosse bisogno, per guardare avanti, perché ovviamente la nostra squadra sta gestendo al meglio questi due giorni che sono la finalizzazione di un lavoro durato 2 anni, ma mi consente a me e a chi mi sta vicinissimo nella professione di pensare già a quello che sarà il futuro dell'azienda ovviamente, ma anche di questa manifestazione. Chiaramente sono occasioni di incontro, di scambio, di business. È questo lo spirito delle fiere, insomma. Esatto. E qui, tra l'altro, abbiamo una doppia possibilità per chi viene, perché c'è da una parte il padiglione 9 che ospita oltre 100 espositori e poi all'interno del padiglione 8 invece ci sono dei momenti anche di riflessione, di crescita culturale, con delle masterclass di alto livello e ospiti anche di spessore. Certo, non nascondiamo ovviamente che eventi del genere noi li realizziamo per migliorare la nostra immagine sul mercato, la nostra accountability, e quindi c'è la possibilità per i visitatori di avere delle opportunità di acquisto estremamente interessanti. Questo mi rivolgo, ripeto, ai professionisti che ci stanno seguendo e che sono magari indecisi se venire a fare una visita a Umbria Fiere. Io dico che non sarà tempo sprecato, assolutamente, perché oltre a fare un punto sulla ristorazione di oggi e soprattutto su quella di domani, ci saranno tante opportunità interessanti per conoscere nuovi prodotti, nuove aziende e avere grandi opportunità di acquisto. Ecco, non possiamo non parlare di cosa ci attenderà oggi, perché anche per tutti coloro che si sono sintonizzati in questo momento e stanno vedendo questa prima edizione del nostro A Porte Aperte TG News, perché no, magari nel corso della giornata possono decidere di venire a trovarci. Cosa ci attende oggi? Beh, prima di parlare di oggi non possiamo non fare una battuta su ieri, perché abbiamo ospitato Enrico Bartolini, lo chef più stellato d'Italia, il secondo più stellato d'Europa,
persona fra l'altro veramente straordinaria, e i due spettacoli, il primo alle 11 e il secondo alle 15, ha registrato il tutto esaurito, posti in piedi addirittura. Quindi noi ci aspettiamo la stessa cosa oggi, perché arriverà dopo Bartolini e arriverà Mauro Uliassi, altro tristellato che sicuramente conosciuto a livello nazionale ed internazionale, altra persona molto in gamba, molto diciamo alla mano, davvero professionista. E quindi ci aspettiamo anche qui due spettacoli pieni in ogni ordine di posti, il primo alle 11, il secondo alle 15. Ricordiamo, sono su prenotazione, altrimenti si rischia di non trovare posto. Eh sì, solo su prenotazione per stare seduti, poi finché c'è posto in piedi, accettiamo anche in piedi. Stiamo vedendo le immagini dello show cooking di ieri di Bartolini, che è stato poi ospite in questo salottino nel corso della giornata. Cosa ha percepito? Cosa ha raccontato questo chef pluristellato? Ma guarda, mi ha impressionato il fatto che lui è venuto fuori veramente dal nulla. Si è creato una professione, e che professione aggiungo, e ci ha raccontato che è diventato chef perché sua madre cucinava malissimo e lui, per riuscire a fare qualcosa di buono, si è iscritto all'istituto alberghiero, ma evidentemente era il suo destino, perché se non si ama il proprio lavoro non si raggiungono certi risultati, e quindi lui ha inseguito questo sogno che l'ha portato ad essere quello che è. Prima come professionista e poi, sottolineo, come persona. Lui ieri sera è appena rientrato a Milano, la prima cosa che ha fatto, mi ha scritto un messaggio per ringraziare la mia famiglia di come era stato trattato. Mi ha scritto testualmente: mi sono sentito trattare da re. E questo per noi veramente Ottimo. È una grandissima soddisfazione. E chissà che magari non prenda spunto da questo viaggio in Umbria per creare qualche nuova ricetta, come del resto ad esempio ha fatto anche Alfredo Voci, creando un cocktail per questo evento. Esatto, c'è stato veramente, abbiamo e avremo tante eccellenze del mondo della ristorazione, dell'enologia e della mixology. Veramente la squadra ha lavorato per creare un parterre di professionisti davvero di primo livello, per cui soprattutto ai nostri amici umbri che si occupano di ristorazione, che magari non hanno avuto la possibilità di leggere nel dettaglio il nostro programma per questi due giorni ormai, purtroppo uno ne ha già passato, di valutare di venirci a trovare, perché davvero non sarà tempo perso. Vogliamo fare una battuta anche su come si è conclusa la giornata di ieri, perché partecipare a un evento fieristico significa anche convivialità, e presso l'area Mixology curata da Planet One abbiamo visto... Cosa è successo? Ecco, cocktail, cosa musica dal vivo e no, veramente un'occasione di scambio. La cosa che forse in pochi sanno è che questa cosa che succede verso le 16:30 ce l'hanno consigliata i clienti che ci hanno detto: noi spendiamo una giornata per aggiornarci sul mondo della ristorazione, sulle ultime novità, però ci piacerebbe che ci fosse anche un momento di convivialità, un momento di tranquillità, di serenità, e noi abbiamo appunto creato un momento all'interno dello spazio della mixology e dello street food, che stiamo vedendo adesso peraltro, un momento dove ci si ritrova per fare un aperitivo insieme. E poi alla fine indirettamente comunque è lavoro, perché parliamo di cibo, parliamo di food and beverage, però in una cornice, in un mood molto conviviale, dove si rivedono vecchi amici, dove ci si scambiano esperienze del passato, ma soprattutto ci facciamo gli auguri per il futuro che, come dire, nonostante una situazione internazionale non proprio favorevole, non proprio tranquilla, il mondo della ristorazione sembra stia vivendo davvero un momento estremamente interessante.
Concludiamo allora questa prima parte del nostro notiziario con gli eventi di punta della giornata di oggi, per invogliare anche coloro che ci stanno seguendo a venire, o perché no, se non possono venire, a seguire a seguirci, le nostre certo, dirette. Ma mi pare che il grosso l'abbiamo detto: Mauro Liassi alle 11, Mauro Liassi alle 15, ci sarà anche Antonio Starita, il re della pizza. Gli stand sono aperti come ieri fino alle 18, anche oggi e domani alle 16.30 nell'area Mixology ci sarà un momento di convivialità, perché per noi stare vicino al cliente, sai, sono in tante le aziende che lo dicono, però poi stare veramente vicino non è così banale, e noi abbiamo la consapevolezza che almeno abbiamo fatto di tutto per starli vicini, poi sarà il cliente a valutare se questo è accaduto o no. Grazie al presidente Fabio Cancelloni, presidente di Cancelloni Food Service, per essere stato con noi in questa prima parte del nostro telegiornale, che ora prosegue andando a ripercorrere con i nostri servizi tutti gli appuntamenti di ieri. A cominciare dal pluripremiato pizzaiolo Francesco Martucci dei Masanielli, che ha firmato il cooking show Fritturaland. Vediamo com'è andata in questo primo servizio. Lunghe lievitazioni, farine macinate a pietra, ingredienti di prima qualità sono da sempre alla base di una buona pizza. Ma Francesco Martucci, dei Masanielli di Caserta, ha firmato una vera e propria evoluzione in materia. All'interno dell'Exploration Arena, nel primo giorno di A Porte Aperte a Bastia Umbra, Martucci è stato protagonista del cooking show Fritturaland. La sua pizza, con la quale la sua pizzeria Masanielli è stata votata la migliore pizzeria del mondo per la classifica 50 Top Pizza, è cotta infatti prima a 100 gradi al vapore, poi a 180 gradi in frittura e infine intorno ai 400 gradi al forno, per poi essere guarnita. Francesco Martucci è riuscito dunque a valorizzare e ad esaltare la pizza sperimentando con le tecniche di cottura. I Masanielli di Francesco Martucci si è laureata ben 5 volte di fila la migliore pizzeria al mondo. E ieri hanno preso il via le semifinali del Cooking Contest. I partecipanti hanno interpretato una ricetta regionale di fronte a una giuria di esperti. Vediamo com'è andata. Una sfida avvincente a colpi di creatività, esperienza e innovazione per promuovere le tradizioni e le ricette locali. A Porte Aperte 2024, l'evento dedicato al mondo dell'oreca a cura di Cancelloni Food Service, leader nel settore della fornitura di prodotti e servizi per l'hotellerie, la ristorazione e i bar caffè, ospita un contest che ha preso il via nella prima giornata, lunedì 19 febbraio, con le semifinali. I partecipanti hanno interpretato una ricetta regionale. Una giuria di esperti ha esaminato le proposte enogastronomiche più gustose. I semifinalisti della prima giornata, ospitata nello spazio Expression Room, sono stati Alessandro Somma, Emiliano Rossi, Federico Montecchiani, Vittorio Ottavi, Robert Lovin. A valutare le loro proposte in giuria, il direttore generale Alma, Andrea Sinigaglia, il presidente AIS Umbria, Pietro Marchi, e lo chef Maurizio Serva. E nella prima giornata di A Porte Aperte si è parlato anche di intelligenza artificiale. È stato presentato un nuovo robot a servizio degli operatori dell'Horeca. Arriveranno i robot? Un titolo e un interrogativo, quello proposto nella prima giornata di A Porte Aperte all'interno dell'Exploration Masterclass a cura di HPR, azienda leader nel settore dell'informatica per il commercio. I loro software per la gestione dell'attività commerciale nascono per risolvere le problematiche di ogni tipologia di punto vendita, autentiche soluzioni per piccole e medie imprese. L'informatica si pone dunque come alleato per l'operatore.
Nel corso di questa edizione di A Porte Aperte, oltre ad essere presente al padiglione 9, stand 68, con tutte le novità nel settore Horeca, dalla robotica e software, HPR ha presentato un'ulteriore novità. Si chiama BellaBot. È un robot per consegne professionali e intelligenti. La soluzione per un'organizzazione più efficiente per supportare il personale di sala in una struttura ristorativa. È perfetto per ristoranti, bar, pub e tutti i luoghi nei quali è previsto un servizio al tavolo. BellaBot si muove con estrema sicurezza, evitando ogni ostacolo. E con eleganza e suscitando anche interesse e curiosità, si è mossa anche tra gli ospiti presenti alla Masterclass. Non solo masterclass, ma anche cooking show come quella a cura del forchettiere con lo chef Fabio Nistri e lo chef Jacopo Pereira. Doppio cooking show all'interno dell'Expression Room nella prima giornata di A Porte Aperte. Protagonisti alcuni dei vincitori del Forchettiere Awards Toscana 2024. Un riconoscimento che viene assegnato ai luoghi del gusto di Firenze e della Toscana, tra ristoranti, trattorie, pizzerie, cocktail bar, gelaterie, pasticcerie, selezionati da una giuria popolare ed una tecnica tra gli oltre 200 locali coinvolti nel premio, a cura della testata di settore Il Forchettiere. Ad inaugurare il cooking show di questa edizione 2024 di A Porte Aperte, il giovane Fabio Nistri della Degusteria Italiana di Firenze, che ha ottenuto il premio come One to Watch, chef da tenere d'occhio, a seguire lo chef Jacopo Pereira, vincitore del premio per il miglior ristorante della Toscana, con il suo frantoio a Colle Valdelsa, in provincia di Siena. Lo chef ha preparato un suo piatto iconico, lo spaghetto affumicato con aglio nero, cappero in polvere e colatura di alici. Un applauso per Jacopo Pereira. E nel corso della giornata di ieri si è parlato anche di una nuova figura professionale che si sta affacciando nel mondo della ristorazione. Si tratta del restaurant manager. Con Alfredo Voci è stato fatto un focus proprio su questa nuova professionalità. Una nuova figura professionale nel mondo della ristorazione è quella del restaurant manager. Alfredo Voci, restaurant manager di lunga esperienza per importanti strutture ristorative di lusso, ha affrontato il tema nel corso della masterclass La nuova professionalità del restaurant manager dalle hard skills alle soft skills, ospitata all'interno dell'Exploration Masterclass nel padiglione 8. Questa nuova professionalità oggi più che mai richiede, oltre ad elevate competenze tecniche, anche una spiccata dote empatica. Una panoramica a 360 gradi su questo ruolo importante all'interno di un ristorante che può fare la differenza in termini di fidelizzazione del cliente. Tra i temi affrontati, la necessaria conoscenza approfondita delle materie prime servite e l'approccio della mixology da ristorazione personalizzata come gesto di accoglienza per il cliente. Video. Finanza sostenibile, workshop e cooking show a cura di Zurich con il maestro cioccolatiere Nicola Antoniacci, che ha creato dei cioccolatini mettendo a punto il suo concetto di economia circolare. Finanza e cucina, due mondi apparentemente distanti ma che possono avere dei punti in comune, specie se si parla di sostenibilità. E così A Porte Aperte ha proposto all'interno dell'Expression Room, padiglione 8 di Umbria Fiere, un doppio appuntamento in uno, un workshop e un cooking show. Per finanza sostenibile si intende la finanza che tiene in considerazione fattori di tipo ambientale, sociale e di governo societario, i cosiddetti fattori ESG, nel processo decisionale di investimento, indirizzando i capitali verso attività e progetti sostenibili a più lungo termine. La finanza sostenibile è dunque l'applicazione del concetto di sviluppo sostenibile all'attività finanziaria.
Il workshop sulla finanza sostenibile è stato curato da Zurich, mentre la parte della cucina è stata affidata a Nicola Antoniacci, chef e maestro della pralineria, titolare della pasticceria Piazza Sette Valli, che conta più di 20 collaboratori, consulente e insegnante all'Università dei Sapori di Perugia. Sostenibilità, valorizzazione del territorio e competenza, argomenti che riguardano il mondo finanziario, si possono sposare dunque perfettamente anche con quello del food, in modo particolare con quello della pasticceria. Lo ha dimostrato Nicola Antoniacci. La sua filosofia è infatti quella di una cucina circolare, sostenibile e antispreco. Lo chef ha realizzato due praline di cioccolato, una con il cioccolato fondente e una con il cioccolato al latte, utilizzando due stampi diversi. La particolarità sono stati i ripieni dei cioccolatini, che toccavano i tre argomenti cardine. La competenza, perché il cioccolato è una materia prima che se non si hanno competenze al riguardo non ci si può improvvisare a lavorare. Il cioccolato vive infatti di regole assolute da rispettare, come la temperatura. Secondo argomento, la sostenibilità, che è stata rappresentata dall'utilizzo corretto di materie prime che comunemente verrebbero buttate. Ad esempio, il ripieno della pralina al cioccolato fondente è stato realizzato con un cremoso fatto con buccia di mela e olio di oliva extravergine. Le bucce di mela, che comunemente vengono buttate, nella pasticceria del maestro Antoniacci vengono invece valorizzate, riciclandole, è proprio il caso di dirlo, per realizzare degli sciroppi o delle bagne, per dare profumo ai croissant o aromatizzare una bagna per una torta di compleanno. Il cioccolato al latte era invece ripieno con un pralinato di nocciole e una polvere di vaniglia. E da qui il terzo argomento, la valorizzazione del territorio. L'olio utilizzato era infatti un olio IDP Umbria e la nocciola era anch'essa rigorosamente proveniente dalla filiera Umbra. Come sta evolvendo la ristorazione in hotel? Se ne è parlato nel corso di una masterclass sempre nella giornata di ieri di A Porte Aperte a cura di ADA, l'Associazione Direttori di Alberghi. L'Associazione Direttori Alberghieri ha tenuto una masterclass sull'evoluzione dell'hotellerie. Un incontro tecnico strettamente rivolto agli operatori del settore, ospitato nello spazio dell'Exploration Masterclass. La parola d'ordine? Spacchettizzare il più possibile. Un focus in particolare sul ristorante in hotel e su come trasformare il mondo della ristorazione all'interno delle strutture alberghiere da costo a opportunità di profitto, ampliando con qualità la gamma dei servizi offerti al cliente. Tutto questo superando quella che è stata definita l'ormai estremamente obsoleta e superata offerta della mezza pensione o pensione completa, poco vantaggiosa per gli albergatori, ma trasformando la ristorazione in un plus da offrire al cliente che soggiorna nelle strutture. E concludiamo questa prima edizione di A Porte Aperte e TG News ricordandovi gli appuntamenti di questa seconda giornata di Expo. Alle 10.30 talk show a cura di Coldiretti Umbria, intrecci con l'Istituto Alberghiero di Assisi presso l'Expression Room. All'Exploration Arena alle 11 cooking show dello chef Mauro Uliassi, seppie scottate, olio di guanciale, bietola, miele e colatura di alici. Alle 12 conversazioni sul food marketing a cura di Marcello Zeppi all'Exploration Masterclass. Exploration Arena, il cooking show Antonio Starita con Non è Margherita, è Starita alle ore 13. Alle 13.30 Cooking Contest 2024 con le semifinali live ospitate all'interno dell'Expression Room. Alle 15 ancora il cooking show con lo chef Mauro Uliassi, seppie scottate, olio di guanciale, bietola, miele e colatura di alici. Alle 15 talk show a cura del forchettiere con gli chef stellati Ariel Hagen e Andrea Impero all'Exploration Masterclass. Alle 15.15 a lezione
con l'associazione italiana professionisti interior design, ospitata all'interno dell'Expression Room. Alle 15.45 la masterclass a cura del forchettiere sul gin d'inverno. Tutto il giorno è a disposizione l'Isola dei Lettori, uno spazio dove gustare la cultura del cibo e dell'informazione con la stampa di settore. All'interno del padiglione 9, tutto il giorno il percorso del gusto, un'esplosione di gusto, sapore e sapere con tutti gli oltre 100 espositori che presenteranno le proprie eccellenze e i loro servizi. Area freschissimi, carne, pesce, frutta in mostra per raccontare la bontà e la freschezza in collaborazione con chef e pescatori che organizzano originali momenti degustativi per interagire con tutti i visitatori. Cancelloni on Fire, un'area interamente dedicata agli amanti della cottura alla brace. Area Wine and Beverage, un'area dove cantine, street food, open bar si fonderanno insieme all'insegna della convivialità e della condivisione. L'area bar sarà gestita dall'Università dei Sapori, da Planet One e Omnia Bar. Dalle 16.30 tutta l'area si animerà con degustazioni dei prodotti cuoco in stile street food. E infine la Live Web TV, la nostra vetrina virtuale e interattiva per raccontare in streaming un palinsesto variegato dalle 10 alle 18, articolato in 6 format: le info news, il cooking quiz, il cooking contest, VIC, Very Important Chef, a porte aperte on fire e a porte aperte. Ed è tutto per questa prima edizione di questa seconda giornata di A Porte Aperte. Si conclude A Porte Aperte TG News, che torna in diretta dal padiglione 9 di Umbria Fiere alle ore 13.30. Arrivederci.